Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata. Allora, oggi siamo qui per girare il primo video sulle classifiche delle mie letture preferite dell'anno. In questo caso parleremo di saggistica. Infatti vi presento i 5 libri che ho più apprezzato a livello di saggistica quest'anno. Sarà una tipologia di video che tornerà molto spesso nelle seguenti settimane perché farò ovviamente i top e i flop della letteratura e farò i top e flop della serialità televisiva. In questo caso, però, volevo parlarvi di alcuni saggi perché, a mio parere, è giusto che abbiano uno spazio tutto per sé. Quindi oggi parleremo di 5 saggi. Intanto facciamo partire la sigla. Allora, come vi dicevo prima, parliamo di saggistica. Ovviamente parleremo di alcuni testi che richiederebbero un approfondimento senz'altro più lungo e articolato di quello che farò io in questa situazione, ma volevo comunque restituirvi la mia opinione circa le cose che ho letto quest'anno e che hanno avuto un impatto forte sul mio modo di pensare. Sì, quest'anno devo dire che dal punto di vista della saggistica è stato un anno proficuo. Allora, al quinto posto troviamo Curarsi con i libri di Albertud. Questo è un testo molto carino perché sostanzialmente è un libro sui libri. Ma è un libro sui libri che ha una chiave di lettura molto molto simpatica. In realtà è un compendio delle malattie. Non solo delle malattie, ma anche delle situazioni della vita delle persone. Per cui sicuramente ci troviamo di fronte, ad esempio, a alcune malattie, ma ci troviamo anche di fronte all'amicizia, all'abbandono, a tutta una serie di situazioni appunto che fanno parte della nostra vita. E come si cerca di curare queste malattie? Attraverso la lettura. Quindi la nostra autrice ci presenta alcuni libri che contengono, attraverso la biblioterapia, è un compendio strutturato in ordine alfabetico ed è molto carino da sfogliare e sicuramente è stato molto molto utile perché mentre leggevo questo testo sono riuscita a raccogliere tanti e tanti libri che sono andata poi a ricercarmi e a aggiungere alla mia wishlist perché ovviamente questo è un genere di libri che è molto carino per fare appunto queste operazioni, per conoscere libri che fino ad ora non avevo mai sentito nominare. Io ho scritto pagine e pagine di questi libri, per cui passiamo al prossimo saggio. Al quarto posto troviamo un saggio di politica. È un saggio di Jacopo Iacoboni. Jacopo Iacoboni è un giornalista della stampa ed è il giornalista che ha seguito fin dai suoi esordi il Movimento 5 Stelle. Vi metto qui la foto. Il testo di cui sto parlando prende il titolo dell'esperimento e l'esperimento appunto è il Movimento 5 Stelle. Non voglio entrare dentro le questioni che presenta Iacoboni perché questo non penso sia uno spazio dove fare politica. Diciamo semplicemente che Iacoboni è una voce critica del Movimento 5 Stelle, quindi sicuramente questo saggio è visto dal punto di vista di una voce critica, però è anche un utilissimo saggio per scoprire com'è nato il movimento. Perché noi abbiamo sì negli occhi, per esempio, i Vaffadei di Beppe Grillo, ma tutto quello che c'è stato prima di arrivare a quel momento non lo conosciamo perfettamente. Invece Iacoboni fa questa operazione. Sicuramente il Movimento 5 Stelle è stato un movimento nato per occupare uno spazio a sinistra, uno spazio che era stato lasciato vuoto da parte di quelle forze politiche. Ma col tempo si è evoluto ed è diventato un movimento più vicino alle posizioni di destra, tanto che adesso è al governo appunto con una forza di destra. Io vi invito a leggerlo, anche se non potete concordare con il suo punto di vista, ma sicuramente contiene delle informazioni utili ed interessanti ed è scritto molto molto bene. Passiamo però al prossimo libro. In zona podio, al terzo posto, troviamo Virginia Woolf con Una stanza tutta per sé. Poteva mancare Virginia Woolf? No, evidentemente no, perché come avete visto negli ultimi tempi sul mio canale, la Woolf è molto presente. Di cosa parla questo testo? Il tema principale che affronta la Woolf è il rapporto fra la donna e la società e qual è il ruolo della donna all'interno della società. Ovviamente si parla della società dell'epoca. La chiave di lettura che la Woolf usa per analizzare appunto questo rapporto è quello delle scrittrici. Infatti, la domanda di fondo di questo saggio è: cosa sarebbero potute essere, ad esempio, le sorelle Bronte? Cosa sarebbe potuta essere
a Jane Austen, se avessero avuto la possibilità di viaggiare, di arricchire il proprio bagaglio di esperienze e di non essere relegate in casa e non essere costrette a nascondere la propria arte, sicuramente per quanto riguarda la Wolf, e io mi sento di concordare con lei, sarebbero potute essere molto di più, la loro arte sarebbe potuta essere arricchita da questo bagaglio di esperienze, di cui però sono state defraudate. Sono state defraudate perché la donna dell'epoca era una donna costretta a rimanere nei ranghi casalinghi. Era una donna che doveva stare al suo posto e basta. Infatti, cosa dice la Wolf? Se queste donne avessero avuto la possibilità di non nascondersi e di avere appunto una stanza tutta per sé e una piccola rendita con cui emanciparsi dalle proprie case, sarebbero potuti essere molto di più rispetto a quello che è già stata la loro grandezza. Io mi trovo molto d'accordo con questa riflessione, secondo me è un modo molto pratico e semplice per dimostrare che privare le donne di tutta una serie di esperienze e di relegarle appunto alla sola dimensione casalinga, che è anche riassumibile come la sola posizione di madre e moglie, sicuramente toglie parte del bagaglio culturale e non di cui le donne hanno bisogno per emanciparsi. Oggi sicuramente la situazione è migliorata rispetto a quella che ci racconta Virginia Woolf, ma ci sono ancora delle battaglie da portare avanti, delle battaglie che sono importantissime e che faranno sì che la parità fra il genere maschile e quello femminile sia sempre più vicino. Delle battaglie che oggi possono essere riassunte per esempio attraverso quella dell'equal payment, ossia del dover avere stipendi uguali fra uomini e donne a parità di competenze. Cosa che ad oggi non succede. Un'altra metafora importantissima riportata da Woolf è quella dello specchio. Sostanzialmente, per la nostra Virginia, le donne sono state per lungo tempo lo specchio attraverso cui gli uomini si sono potuti specchiare 2 volte più grandi di quello che sono stati. Il femminismo da portare avanti, il femminismo sano, è quello per cui si combatte per le cose serie. Ed è un femminismo che non vuole sostituire un potere con un altro potere, ma che vuole puntare alla parità. Una parità che nel corso dei secoli ci è stata negata e che oggi stiamo affermando con molta fatica, perché c'è ancora molta strada da fare, secondo il mio modesto parere, e che è ritratta in questo testo che sicuramente si riferisce a una società che non è quella di oggi, ma che secondo me è molto attuale, perché a mio parere è un tipo di lettura che non deve essere fatto solo da donne, ma è un testo che dovrebbe appassionare anche un pubblico più ampio, un pubblico maschile. Al secondo posto troviamo un saggio di una giornalista. Qui torniamo in zona politica, ma anche di contemporaneità, perché parliamo di La Russia di Putin di Anna Politkovskaja, che vi metto qui al lato. Questo saggio parla sì della Russia di Putin, ma non è una biografia o un testo comunque che si incentra sulla figura del presidente russo. L'obiettivo della nostra Anna Politkovskaja, che purtroppo è venuta a mancare a seguito di un attentato in cui ha perso la vita, un attentato sicuramente ordito dalle sfere alte della società russa che vedevano di malocchio le indagini di Anna Politkovskaja, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Cecenia, una guerra criminale che non andava fatta. Un testo fondamentale per capire cosa sta succedendo in Russia, che non è il paese che viene descritto da molte personalità politiche della nostra epoca, ma è un paese ancora afflitto da problemi, perché è un paese dove vige un regime che si è nascosto dietro una facciata di democrazia, ma che resta un regime. Questo perché si è passato da quello che a tutti gli effetti era un regime come quello sovietico, ad un altro regime. Un regime che vede sicuramente al centro del suo potere Putin, ma che ha davanti a sé comunque tutto un sistema corrotto. Questo perché Putin ha portato avanti una guerra criminale in Cecenia, una guerra che sostanzialmente ha fatto sì che i ceceni siano perseguitati in maniere orribili, che abbiano ricevuto delle ingiustizie davvero aberranti e che ha fatto sì che Anna Politkovskaja usasse questa guerra per spiegare com'è il sistema giudiziario in Russia. Un sistema giudiziario corrotto, farsesco. Infatti, in questo testo si definiscono i giudici giudici da telefono. Cosa succede? Quando c'è da emettere la sentenza, non
sono i giudici a decidere, è una chiamata dall'alto del potente di turno che chiama per dire al giudice qual è la sentenza che è a lui più congeniale. Questo sicuramente non fa parte di come deve essere una democrazia. Quindi, questo libro di Anna Politkovskaja cerca di scardinare la narrazione positiva sulla Russia. È a tutti gli effetti un regime che reprime non solo tutte le libertà personali e di espressione e non, ma che usa tutto il suo potere per abbattersi contro le persone più povere, più umili, contro le persone che non hanno dietro alle spalle dei poteri forti. In Russia c'è un capitalismo sfrenato, un capitalismo che è protetto da, appunto, da alcune cupole mafiose. Abbiamo ad esempio, appunto, diciamo, un sistema giudiziario corrotto che usa una propaganda terribile, agghiacciante, per giustificare ogni sua nefandezza, ma questa è una cosa che non ci dovrebbe sorprendere perché succede sempre, e che quindi è forte con i deboli e debole con i forti. Un sistema che non funziona, che è destinato a cadere, ma che per adesso sta mettendo vittime su vittime. Non solo la nostra Anna, ma appunto tutte quelle persone che non hanno i mezzi per difendersi da questo regime. Io ho trovato questa lettura illuminante, per alcuni versi è anche agghiacciante, però ritengo che bisogna esporsi a questo tipo di narrazioni perché è importante sapere cosa succede intorno a noi. Per cui io ve lo consiglio tantissimo, sicuramente ci sono delle parti un pochino noiose di reportage, soprattutto la parte sul sistema giudiziario, che capisco possa essere abbastanza pesante, ma secondo me è un libro necessario per capire cosa sta succedendo in Russia. Siamo arrivati all'ultimo libro, vi parlo di un libro che io ritengo fondamentale al giorno d'oggi, stiamo parlando quindi del primo posto con La frontiera di Alessandro Leo Grande, di cui vi metto l'immagine qui al lato. La frontiera ci parla di immigrazione. Alessandro Leo Grande purtroppo è venuto a mancare qualche tempo fa ed è stato un giovane scrittore, giornalista, ma soprattutto intellettuale, di cui secondo me si sente tanto la mancanza. Alessandro Leo Grande è stata una persona molto coraggiosa, una persona che ha avuto il coraggio di andare oltre il suo dovere, che è quello appunto di essere stato un giornalista, e che si è andato ad immergere nella vita di persone che ad oggi non sono state mai ascoltate. La narrazione principale che si fa dell'immigrazione e di tutte le sue conseguenze è una narrazione basata sui numeri. La fanno sui numeri anche quelle persone che in realtà si dicono a favore di questa immigrazione, e mi ci metto anch'io perché io sono solidale con queste persone, ma tendenzialmente parliamo di numeri. Alessandro Leo Grande restituisce invece una grandissima dignità a queste persone perché si immerge nelle loro storie, va a conoscere queste persone, ci racconta storie che noi non sentiamo o che sentiamo sempre troppo a minima parte, storie che ci fanno rendere conto di cos'è l'inferno in terra, perché quello che passano queste persone è letteralmente l'inferno. Io non trovo altre modalità con cui descrivere la traversata che dura tanto e tanto, tanto, anni e anni per queste persone che passano dai loro villaggi e che si ritrovano a attraversare lager, sevizie, torture, violenze, morte, distruzione della propria vita e dei propri legami familiari. Quindi io trovo questo testo di Alessandro Leo Grande coraggioso. Trovo anche che ci restituisca l'immagine di una Libia diversa da quella che abbiamo sempre in mente, perché quando parliamo di Libia a livello di giornalismo e di telegiornale si parla prettamente di politica. Quello che ci sfugge è invece la reale situazione della regione libica. Sappiamo poco e niente, e sinceramente scoprire queste cose, avere uno sguardo più ampio sulla situazione in Libia, ma non solo, perché ad esempio Alessandro Leo Grande affronta anche la situazione in Eritrea, è stato davvero agghiacciante, sconfortante, perché si dovrebbe puntare più che altro su questo tipo di narrazione nel spiegare cosa succede in Africa. Un'Africa che non è soltanto povertà e fame, ma è anche un'Africa fatta da dittatori, da persone che limitano la libertà. In Eritrea, per esempio, c'è la leva obbligatoria perenne, quindi significa che si può essere chiamati a qualsiasi età, anche da molto anziani, quindi c'è un gioco terribile che grava sulle teste di queste persone, e appunto c'è necessità di riscoprire le persone, le loro storie, e di andare oltre alcuni stereotipi che è normale avere, ma che appunto conoscendo le persone e le loro storie vere si riescono a superare.
Io ho un testo che vi consiglio tantissimo, che vi farà letteralmente accapponare la pelle, ma anche qui penso che sia necessario conoscere quello che succede al di fuori del nostro orticello. Per cui io per oggi ho finito, vi ringrazio per essere stati insieme a me. So che abbiamo trattato argomenti molto importanti che richiederebbero ulteriori approfondimenti, ma io avevo l'obiettivo semplicemente di descrivervi quali sono stati i testi che quest'anno mi hanno fatto scoprire qualcosa di nuovo. Spero di avervi dato qualche input su cui riflettere. Vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima. Ciao ciao!